is asking if a woman, it is okay if after having some illumination, she can teach Bhagavad Gita maybe to men? Yes, ho tradotto bene, cioè, sì. Se è legittimo che una donna avuta un'illuminazione possa insegnare la Bhagavad Gita anche agli uomini. Lui ha risposto sì, perché no? E lui ha risposto sì. Of course, naturalmente. We are not bodies, we are souls. Noi non siamo il corpo, siamo anime. As long as we have the idea that someone is a man or a woman, this is illusion. Quindi l'idea che siamo uomini e donne è illusione. But però we have to respect women. Però dobbiamo rispettare le donne. They are considered of the highest order goddesses of fortune. Loro, le donne, sono da considerare dee della fortuna del massimo livello. So if there is a house and the women are crying, quindi then Lakshmi will go away. Quindi se in una casa una donna piange, la fortuna se ne va, Lakshmi se ne va. Also we can see the women as Krishna, as the gopis of Krishna. E dobbiamo vedere le donne anche come gopi di Krishna. Krishna can enjoy them. Che Krishna si possa giocare con loro. And we should aspire to also become a gopi rani. E dobbiamo anche ispirare altre a diventare le gopi di Krishna. So in that sense, in questo senso, we must understand that the protection of the mothers. Quindi dobbiamo capire che la protezione delle donne in Vedic culture is the most important. Nella cultura vedica è l'aspetto più importante. Also we have to understand that those who are devotees, bisogna anche capire che quelli che sono devoti in female bodies, che sono devoti col corpo femminile, they have such a special fortune in this world. Loro hanno una fortuna speciale. Speciale opportunità, mi pare che, no? Practically they are the servants of the divine mother. Praticamente sono le servitrici della madre divina. Give us a lot of opportunity to learn about the divine family. E ci danno molte opportunità per capire la famiglia divina.